L'Associazione Scuola Vita vi dà il benvenuto e vi ringrazia per la partecipazione a questo evento che cercherà, con questo evento metteremo in mostra e scopriremo i talenti del luogo nell'arte, quindi e tende a valorizzare questi talenti nascosti di Maratea, nonché a dare un piccolo contributo per la crescita del territorio. L'Associazione Scuola Vita è già da anni impegnati sul territorio per eventi sia di creativi, sia di cultura, sia di storia. Avrà vari appuntamenti nel corso dell'anno, tra cui il prossimo a settembre ci sarà un'altra iniziativa e sarà quella di creare degli acquari marini che resteranno qui presso la sede e saranno poi invitati le scuole a partecipare e avremo una biologa marina che illustrerà tutta una serie per quanto riguarda le acque e il fondale marino del territorio di Maratea. Poi avremo un grande appuntamento ancora a ottobre, il 7 ottobre, in base al Festival della Storia che è nato 7 anni fa, parleremo del Premio Internazionale Nitti, Francesco Saverio Nitti, che giunge alla seconda edizione, dove ci saranno grandi persone di spessore della cultura e anche scrittori, che saranno premiati e questo lo faremo presso la Villa Nitti, quindi sarà aperta al pubblico proprio dove noi volevamo farlo, che era la sede di questo storico, del Presidente del Consiglio, Francesco Saverio Nitti, con questa inaugureremo anche per Maratea Villa Nitti con questo premio. In più, a settembre presenteremo sempre a Villa Nitti il grande esodo di Maratea riguardante Francesco Saverio Nitti e ci sarà anche un concerto di musica classica. Quindi ci sono ancora tanti altri eventi e l'associazione promuove il territorio. Con grande fatica perché veramente quando c'è volontariato non è che poi c'è tanta gente, quindi anche questa cultura bisogna farla crescere, però se no ci ritroviamo affogati, affannati a portare avanti questi eventi durante l'estate, ma siamo sempre in poco. Quindi ringraziamo tutti quelli che partecipano sia come attivisti sia a partecipare agli eventi, perché per noi è un modo di gratificazione. Adesso passerò anche la parola, al saluto al sindaco, perché ha altri impegni in questi periodi, è sempre impegnato, quindi porterà il suo saluto e dopo Nadia, la vicepresidente, parlerà della mostra, entrerà nella parte tecnica della mostra. Vi ringrazio ancora, vi ricordo che dopo la mostra l'associazione ha il piacere di offrirvi un aperitivo e poi ci sarà la fusillata con un costo di 3 euro che servirà quantomeno a coprire una parte dei costi che abbiamo sostenuti per l'acquisto del materiale. Vi ringrazio ancora e buona serata. Buonasera a tutti, dopo la fusillata io purtroppo non potevo esserci, mi avete sollecitato a restare. Va bene, allora saluto tutti naturalmente e faccio i complimenti all'associazione Scuola e Vita, sempre efficace, efficiente, ha illustrato alcune iniziative che hanno in itinere, la più importante dal punto di vista storico-culturale è quella che riguarda il ricordo del nostro grande statista, il più grande forse meridionale che abbiamo avuto, che è Francesco Saverio Nitti, che nella sua villa, che adesso è di proprietà regionale, ha dimorato per lunghi periodi e quindi che ha amato molto Acqua Fredda, da qui fuggì per la Francia quando vennero a cercarlo e da lì andò in esilio. E quindi questa iniziativa nella sua memoria, che ci sarà ad ottobre, come diceva Mariano poco fa, è un fatto importante per tutta la Maratea. Naturalmente quest'anno abbiamo questo privilegio di poterlo vedere, questa grande manifestazione, nella Villa Nitti, che è stata riaperta dopo un lungo periodo di chiusura a causa dei lavori, durati moltissimi anni in vari step. Ancora lavori che non sono tra l'altro neanche conclusi, però ormai era arrivato il momento di riaprirla. C'è stata l'inaugurazione il mese di giugno e vi annuncio un'altra cosa, colgo l'occasione per annunciarvi questo fatto importante. Sto cercando di portare a Villa Nitti uno dei momenti più importanti della estate marateota. A Maratea ogni anno c'è l'opera è un
momento, diciamo, unico nel panorama della nostra regione. L'opera viene, diciamo, riconosciuta a Maratea ormai da tantissimi anni. Io cercherò quest'anno di portare il 20 agosto, questo è un annuncio che vi faccio, sì. Freschissimo, perché è una cosa che ci sto lavorando da due giorni. Cercherò di portare l'opera a Villa Nicchia, penso sia il suo, diciamo, il suo posto migliore per poterla godere a pieno, perché fino all'anno scorso si è fatta a Piazza Europa, ma la suggestione che darà Villa Nicchia non la può dare nessun altro posto di Maratea, per gli spazi, per il panorama e anche per la storia che si respira in quel posto. Quindi il Rigoletto di Giuseppe Verdi, spero che si fa, non lo posso dire ancora perché i tecnici stanno valutando varie cose, perché io vorrei che si facesse in terrazza, però forse i pesi non sono tali che possono essere sostenuti dal solaio, quindi stanno vedendo alcune possibilità, però a Villa Nitti spero si faccia il Rigoletto. Torniamo alla mostra. Allora, la mostra che tra poco andrete a visitare, io ho avuto il privilegio di visitare in anteprima perché devo scappare purtroppo, ed è una mostra di elevata fattura, perché ci sono artisti che io conosco perché ho avuto il privilegio di visitarli in passato. C'è stata una mostra due anni fa a Palazzo degli Eto, qui c'è il maestro Pintus e ci sono vari artisti che hanno esposto lì, e in più ci sono altri artisti di Maratea. Ho visto dei quadri bellissimi, ho visto anche una ceramica bellissima, che insomma opere che potrete visitare fra poco, ed è fondamentale che questa cosa venga fatta dal basso, che un'associazione del territorio si apra, dia la possibilità agli artisti, ai cittadini di vivere questi momenti insieme, di scambiarsi questi momenti artistici, di poter godere delle bellezze e gli artisti di poter esprimersi in uno spazio pubblico. Penso che questo sia lo scopo di un'associazione, quello di il volontariato per il territorio, per le persone. E quindi sono contento che Mariano guidi in questo modo la sua associazione Scuola e Vita. Grazie. Come sono contento, ripeto, di quello che ha detto. Non è solo Mariano, è una facciata, è tutto il direttivo e tutto il gruppo, perché veramente la nostra associazione è la comunità. Tutto sommato l'abbiamo racchiusa sotto forma di associazione, ma è la comunità che ci tiene, che è il territorio. Quindi non voglio dei meriti, ma i meriti sono di tutti. Io capisco anche cosa significa per un territorio, diciamo, di periferia, perché Maratea è fatta di tante frazioni, vivere in questi posti lontani dal centro è sempre complicato. Quindi questi momenti decentrati, che allo stesso tempo accentrano, portano persone in questi posti, e voglio dire che non c'è bisogno della mostra per venire ad accogliere, perché c'è tanto di bello da vedere, però è un valore aggiunto ed è importante, come sarà importante quello che farete fra poco. Noi volevamo proprio dimostrare che Maratea non è solo natura, ma anche arte e cultura, quindi possiamo sicuramente fare turismo a 360 gradi, quindi sono delle piccole cose che stanno emergendo, ma sicuramente c'è tanto da portare fuori e da far godere ai turisti, nonché alla gente del mondo. Come sarà, stavo dicendo, una grande opera quello che farete con gli acquari, perché sarà un fatto unico. A Maratea non ce ne sono acquari marini visitabili al pubblico, quindi questa scuola, questa che è stata una scuola che ha fatto crescere tanti giovani che sono diventati adulti, sono cresciuti. Anche vecchi siamo diventati. Sono anche vecchi, adesso diventa un altro un momento di incontro per tutti, per i bambini, per gli adulti. Quindi grazie di avermi invitato e complimenti per quello che state facendo e auguri agli artisti per la loro esposizione. Io ringrazio il sindaco averci onorato della sua presenza qui, è sempre presente l'amministrazione, c'è sempre a fianco. E poi, prima di dare la parola a Nadia, la vicepresidente, m'ero dimenticato di ringraziare tutto il gruppo operativo, tutti quelli che hanno lavorato fino a ieri sera a mezzanotte per far sì che questo progetto fosse riuscito al 100%, almeno come apertura. E
agli artisti che veramente sono bravissime, ci hanno messo a disposizione la loro arte, nonché quindi la potremo godere fino al 19 marzo, pagando soltanto un euro per l'ingresso, ma ripeto, ma scusate, ho allungato il progetto, va bene. Sì, pensate, sta vendita andava avanti fino a marzo, va bene. E comunque questo euro è simbolico, ma serve semplicemente per finanziarci, per autofinanziarci, perché noi ci autofinanziamo, contributi non ne piovono da nessuna parte, siamo sfigati purtroppo, però non ci arrendiamo mai, siamo sempre qui sul territorio a lavorare per noi stessi e per gli altri. Grazie, la parola a Nadia. Allora, buonasera a tutti, io sarò brevissima. Volevo solo ricordarvi che la mostra resterà aperta, come già detto Mariano, da stasera fino al 19 agosto, dalle 19 alle 22. Ci saranno poi tre appuntamenti speciali con alcuni artisti, e giovedì 27 luglio ci sarà una dimostrazione della tecnica pittorica One Stroke ad opera della signora Tortorella Angelina. E venerdì 8 luglio ci sarà una dimostrazione di pittura su stoffa ad opera di Giorgio Giovanna. 31 luglio ci sarà una dimostrazione di tecnica di decoupage dopo la signora Melli Spina. Le opere che verranno realizzate in queste tre serate saranno poi sorteggiate tra il fortunato possesso di un biglietto. Noi vi venderemo dei biglietti al costo di 2 euro, si potranno acquistare già da questa sera, e ogni sera a termine dell'esecuzione dell'opera verrà estratto un biglietto, che il settore del biglietto vincerà, avrà la fortuna di vincere una di queste opere. Quindi mi raccomando, acquistate i biglietti. Poi per il resto saluto, ringrazio anche io Ministro Camerano per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato insomma a realizzare questo piccolo progetto, che per me è molto importante, gli artisti innanzitutto che hanno partecipato con passione, con entusiasmo, tutto il direttivo dell'associazione che mi ha sostenuto fin dall'inizio e naturalmente il gruppo operativo senza il quale non potremmo realizzare nulla. La finisco qua, vi saluto e vi auguro buona serata. Nadia, io penso che il sindaco entrerà e darà il via alla... Forse c'è il naso. Maria, c'è il naso. Ma lui cantando fresco. Avanti. È la prima volta. Prego. Grazie. Raffaele, grazie. Prego. Buonasera, ciao. Ciao a causa. Ciao. Dai, le papille finestre. Che è successo? Ciao, io sono ragazza da un anno, quindi... quando la facciamo una foto? No, che abbiamo deciso di... però doveva essere un'inaugurazione carina. Ce l'ho menata, Sì, ma anche se non è vero. Sì, ma stasera no.